ho sottolineato. Pronto? Sì, buongiorno Versace, mi chiamo Gigi da Venezia. Prego, dica. Dunque, volevo dire, va bene il buon senso che i giudici applicano a seconda delle questioni, però qui il fatto che un giudice in Italia applichi la legge islamica dicendo che diciamo quello che picchiava la moglie fa parte della cultura islamica, ma siamo in Italia, qui no, credo che sia buon senso, non può applicare una cosa del genere. C'è scritto da nessuna parte questo, certo. La ringrazio, Gigi. Chiariamo col professor Cevolin, visto che si occupa di diritto e sì. Aggregato di diritto pubblico presso l'Università di Udine. Non esiste che in nome di una presunta cultura, appartenenza religiosa, fede, credenza, eccetera, o regime alimentare, che ne so, un giudice conceda delle attenuanti a chi massacra di botte la moglie. No? No, 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 infatti questo non esiste. Non esiste questo, nel senso che, allora, per esempio, l'ordinamento inglese ha avuto proprio una deriva su questo versante, ma è stata una deriva che ha applicato proprio addirittura la Sharia, addirittura il divorzio islamico, addirittura delle disposizioni, cioè dicendo guardate la normativa di riferimento in questo matrimonio è pienamente la normativa di origine del paese, dei coniugi, e quindi si applica anche la Sharia. Allora, il nostro ordinamento costituzionale non può permettere l'applicazione di un ordinamento o di regole che siano completamente incompatibili, che costituiscano un vulnus alla Costituzione. Facciamo subito un esempio. L'infibulazione, allora anche quello, l'infibulazione, che è un procedimento atroce che in alcuni paesi viene praticato e viene ammesso a... Sono le mutilazioni genitali femminili. Mutilazioni genitali femminili che prostrano. È un'aberrazione, una mostruosità. Ecco, addirittura alcuni avevano chiesto, alcuni di appartenenti a queste culture, il finanziamento, come dire, la procedura che fosse fatta attraverso il Servizio Sanitario Nazionale. Beh, non è possibile fare. Applicare delle disposizioni di questo tipo di altri ordinamenti, anche se dal punto di vista del diritto internazionale privato siano l'elemento di collegamento di quella situazione. Non è possibile. E quindi parliamo della condizione della donna. Il divorzio islamico è un divorzio che è in mano all'uomo, nel senso che l'uomo può dire ti ripudio, e con questo la donna esce dalla famiglia e non c'è più la famiglia ed è espulsa diciamo dalla famiglia senza marchio di infamia, no? Ma è possibile? Non è possibile nel nostro ordinamento. Non è possibile. Cosa applichiamo? L'ordinamento, perché il diritto internazionale privato prevede che in certe situazioni, certi matrimoni stranieri, anche il nostro paese sia tenuto ad applicare o comunque abbia come elemento di riferimento anche il diritto straniero. Però se è incompatibile con la nostra Costituzione, incompatibile con i nostri valori, questi sono aspetti immediati che un giudice deve... Cioè, allora ci dimentichiamo la Costituzione. Cioè, allora, qui torniamo alla gerarchia delle fonti. Ovviamente io faccio capo, essendo il professore aggregato di diritto pubblico, all'applicazione del diritto pubblico attraverso la Costituzione e la sua capacità di estendersi un po' anche agli altri settori del diritto, quindi anche per esempio al diritto privato o al diritto penale. Cioè, e poi alla fine le questioni arrivano alla Corte Costituzionale, la Corte Costituzionale si deve pronunciare su queste cose e su queste cose non è possibile transigere, non è possibile ammettere l'infibulazione, non è possibile ammettere il divorzio islamico e la condizione della donna di diversità rispetto all'uomo, nel senso che stiamo parlando della menomazione di diritti nei confronti della donna.